te eleviamo fiduciosi e reverenti il pensiero e la nostra preghiera. Tu, nostro patrono, aiutaci a sostenere sereni la prova, le malattie e tutte le avversità di questa vita, come sopportasti con eroismo le sofferenze del martirio. Nella vigilanza accompagnaci, nel nostro dire consigliaci, nelle nostre azioni sostienici, ma soprattutto rafforzaci nella nostra fede al Signore. Fa che sentiamo ogni giorno l'eco della Tua voce, nel dovere che ci guida nell'osservanza dei comandamenti di Dio e delle patrie leggi. Amen. Colgo l'occasione, che sono su questo pulpito, per ringraziare anzitutto Don Giacinto per la bellissima cerimonia di oggi e la sua disponibilità a convenire con noi in questa giornata importante per la Polizia Locale. Ringrazio le associazioni che hanno partecipato così numerose e ringrazio tutti i sindaci presenti, i vice sindaci, abbiamo il sindaco di Alqua, il vice sindaco di Pernumia, il sindaco di Solesino, il vice sindaco di Beucarrare e tutti i comandanti che hanno aderito a questa iniziativa, insomma, che abbiamo voluto promuovere e riportare avanti e porteremo avanti anche per i prossimi anni, perché come amministratori, e credo di parlare a nome di tutti gli amministratori presenti, riteniamo che il corpo della Polizia Locale sia il braccio fondamentale operativo dell'amministrazione, senza il quale non potremo garantire in primo luogo il rispetto delle regole. Il vostro lavoro sotto questo punto di vista è, se posso una battuta, in Italia forse uno dei più difficili, perché è assolutamente è difficile farlo, e farlo con il sorriso, come diceva prima appunto Don Giacinto, non è sempre semplice. I cittadini non sempre capiscono il servizio che voi rendete alla comunità, per l'ordine, per la sicurezza, anche collaborando con anche i carabinieri, che ringrazio, che sono qui presenti anche loro oggi. E è importante perché il loro compito è quello di garantire la sicurezza di tutti noi. Naturalmente invito tutte le amministrazioni a mantenere sempre un rapporto di leale collaborazione con la propria Polizia Locale e con le forze dell'ordine, perché è necessario che noi diamo le direttive, ma è necessario che li supportiamo nei momenti di difficoltà. Dobbiamo essere l'uno, la metà del rovescio della medaglia dell'altro, dobbiamo essere un tutt'uno insieme per lavorare per il bene delle nostre comunità, ed è quello che tentiamo di fare tutti i giorni, anche nelle difficoltà, anche nei momenti in cui magari abbiamo un numero di pratiche da svolgere particolarmente elevato, abbiamo delle difficoltà, degli imprevisti ai quali dobbiamo far fronte, e con lo stesso spirito di abnegazione di San Sebastiano posso dire che voi tutti, agenti e comandanti di Polizia Locale, vi dedicate con grande amore, con grande passione, mettendo gli altri davanti a voi stessi molte volte, vi dedicate alla sicurezza della vostra cittadinanza, e quindi per noi è davvero importante avervi al nostro fianco. Quindi io vi ringrazio ancora, perché so quanto sia difficile, specialmente in questi tempi, ma so che non mollerete e come San Sebastiano porterete avanti il vostro compito e il vostro servizio per la comunità, e noi saremo sempre al vostro fianco. Grazie. Stupid things.
effortless and still you want me. I got no innocence, faith ain't no privilege. I am a deck of cards, vice or a game of hearts, and still you want me. A nome della polizia locale di Montserici vi do il benvenuto, vi ringrazio tutti della partecipazione. Il comune di Montserici ha abbracciato il pensiero del comando di polizia di ritornare a questa festa, dato che in Montserici abbiamo una fortuna immensa di avere una delle 7 chiesette intestate proprio a San Sebastiano, nostro patrono. Io non devo dire altro che, in aggiunta a quello che ha detto il sindaco e Don Giacinto, un altro pensiero. La nostra attività fatta da quel cuore. Nel momento in cui affrontate tutte le situazioni che sono all'ordine del giorno, fatelo con il cuore. Vedrete che vi troverete sempre bene. Con questo vi auguro una buona festa. So